oggi quello che vorrei portare è un allenamento insieme a voi. È una sorta di tutorial, sì, perché alla fine lo sto imparando io, quindi vado per gradi, però è un tutorial che magari salto qualche fase. Quello che volevo masterare, cioè proprio migliorare, è il mio Webster da fermo, migliorare anche un po' il back per farlo un po' più alto, però più che il back vorrei lavorare sul cork. Ovviamente per fare il Webster si usa la gamba forte per spingere in alto e la gamba debole che è rimasta dietro per la rotazione. Il Webster è questo qua. Quello che dobbiamo puntare a fare non è tanto spingere in avanti, ma è quello di spingere in alto. Un piccolo segreto e trucco mentale che ci può aiutare molto è quello di spingere leggermente indietro, quindi di 45 gradi indietro, invece che spingere in alto, che poi il nostro cervello ci farà spingere in avanti in altro. Il trucco è quello di spingere leggermente indietro, quindi ci farà salire tutto in alto. Quindi Webster cerco di farvelo qui per il lungo, magari ve lo faccio anche guardando in avanti, così lo vedete di lato e non dritto, e cerco appunto di stare sul posto. Da fermo, come l'ho fatto prima, è molto più complicato. È più facile fare prima un passettino. Vi faccio vedere cosa intendo con passettino. Cerco di farvelo vedere anche dal dritto per darvi un'idea migliore di com'è il flip. Quindi Webster come prima, però ve lo faccio vedere da davanti invece che da di lato. Questo era un pochettino meglio, era un po' più in alto e come avete visto non sono atterrato così, ma ero già un po' più in alto. L'obiettivo ovviamente sarebbe quello di atterrare tutto dritto, quindi così. Ovviamente per farlo bisogna spingere un botto in alto e pensare che prima di chiuderci saliamo bene in alto. Un'altra modo in cui potrei farvelo vedere è senza il passettino, però vi assicuro raga che senza il passettino è ancora peggio perché è più difficile. Quindi senza il calcetto della gamba sinistra ovviamente hai meno rotazione, perché il calcetto della gamba sinistra aumenta la corsa della gamba sinistra, quindi hai più tempo per fare la rotazione, quindi hai più rotazione quando farai la rotazione, appunto quando farai il flip. Quindi ve lo faccio vedere come sarebbe senza il calcetto, ok? Molto molto peggio a mio parere, perché è più difficile spingere da fermi in pratica. Questo era il Webster. Bisognerebbe stare a farlo milioni di volte, proprio starci dietro e farlo 8 milioni di volte. Arabian level o atterrando nella buca? Arabian anche level riesco a farlo, ma non partendo di qua e arrivando qua, ma partendo da qui e arrivando nella buca dove si mette un materasso che arriva allo stesso livello dell'air track. Non è proprio level, nel senso che non è proprio level, però è un passo in avanti, ecco. Arabian è un ottimo passaggio intermedio per approcciare il full, perché il full è backflip e avvitamento di 360 gradi. L'Arabian è molto simile e sarebbe salti in backflip, giri di 180 gradi, chiudi in frontflip. È molto difficile perché la gente lo ruba, quindi invece che buttarsi in back, girarsi e fare frontflip, la gente si butta in back, si gira e fa sideflip, ed è tecnicamente sbagliato. Quindi per arrivare a fare il full possiamo passare dall'Arabian, che però è molto difficile tecnicamente, e ve lo faccio vedere subito il salto tecnicamente più difficile che io sappia fare, credo. Allora, stavo dicendo, dobbiamo conoscere la nostra gamba forte. Nel mio caso è la sinistra. Per vedere la gamba forte, di solito se tiriamo un calcio al pallone con la gamba destra, la nostra gamba forte è la sinistra, perché la sinistra è quella che sta più tempo appoggiata al terreno, è quella che fa perno,
è sempre quella la più forte. Quindi bisogna partire con le braccia in alto, quindi come l'inizio della ruota, e portare avanti la gamba forte. Vi faccio vedere cosa intendo. Quindi adesso il secondo passaggio è quello di appoggiare le mani per terra. Mi raccomando, le braccia stanno sempre tese e le mani completamente aperte, non chiuse, non storte, dritte, mani aperte. Ok, dobbiamo fare pressione sul terreno. La gamba dietro, che rimane dietro, quindi nel mio caso la destra, quindi quella debole, sta sempre tesa. Tutto il peso va sulla gamba sinistra, poi appoggiamo le mani e proviamo a salire solo con una gamba. Terzo livello, proviamo a scambiare le gambe, quindi la destra, che ora è sopra e la sinistra è sotto, si scambia, la sinistra sale e la destra è la prima che scende. Poi torniamo sempre nella posizione di partenza. Adesso ci tocca solo passare dalla verticale, quindi ci slanciamo e arriviamo in posizione di verticale. Non mi interessa se la tenete oppure no, metto le mani avanti. Questo non è un tutorial della verticale, lo stiamo facendo velocemente perché dobbiamo arrivare a fare la ribaltata. Sentite bene gli addominali che lavorano, devono essere chiusi. Ok, adesso passiamo dalla verticale e quindi arriveremo qui in verticale sul bordo dell'air track e lasciamoci cadere sul materasso. Mentre stiamo cadendo dobbiamo stare tutti tesi, mi raccomando. La prossima cosa che dobbiamo imparare è spingere con le braccia, ok? Quindi facciamo verticale, ma quando arriviamo in posizione di verticale pensiamo a spingerci con le braccia. Vi faccio vedere cosa intendo. Qui dobbiamo tenere le spalle chiuse, così, e dure, e le braccia dure. Allora adesso stessa cosa, e la spinta che abbiamo dato qui nell'ultimo livello che vi ho fatto vedere la dobbiamo dare nel livello prima che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto con le mani qua e ci siamo spinti in avanti. Quindi stessa cosa di lasciarsi cadere, ma ci si spinge un po' con le spalle in avanti, ok? Non troppo, dobbiamo solo prendere confidenza con la spinta delle spalle e delle braccia. Adesso è solo una questione di slanciare di più la gamba destra dietro, quindi non arrivare leggeri dalla verticale, ma arrivare veloci, e allo stesso tempo spingere con le spalle come abbiamo appena fatto in questo livello, ok? Quindi adesso slanciamo di più, quando siamo qui, slanciamo di più con la gamba debole, che è dietro, quindi nel mio caso la destra, e spingiamo di più con la gamba sinistra. Quando facciamo la ribaltata dobbiamo cercare di rimanere sempre aperti e non chiuderci per andare in front, ok? Spingiamo prima poco, poi andiamo a spingere sempre di più. Cerchiamo di essere molto dinamici e molto veloci e non il livello prima che vi ho fatto vedere che era lento e controllato. Ora possiamo permetterci di spingere un po' di più. Le mani in pratica si usano solo per toccare e spingere subito dopo. Le mani non devono stare tanto tempo appoggiate. Allora, se io vi direi facciamo il roll, cioè il dive roll, che è un po' più veloce, e poi il gainer. Quindi, per fare il dive roll, ci dobbiamo ricordare il roll. Facciamo un ripasso iper veloce. Si appoggiano le mani a un lato e si può decidere lato sinistro o lato destro. Quando appoggiamo le mani al lato sinistro, prima si ammortizza con le braccia, poi si appoggia al gomito destro, con la testa si guarda il cielo o il soffitto, poi si appoggia alla spalla destra e poi tutto il resto della schiena. Ovviamente la schiena è una diagonale che segue, quindi il terreno si tocca con la diagonale della schiena, non dritto per dritto. Vi faccio vedere un roll da dietro e da davanti pure. Quindi roll da dietro si vede così. Roll da davanti invece si vede così. Per fare il dive roll dobbiamo imparare il tuffo del front.
ve ne faccio vedere uno, bisogna spingere in alto, in alto, in alto, in alto e scendere subito giù. Quindi bisogna fare una parabola, ok? Non saltare in lungo, tipo il tuffo della piscina come fanno molti miei bambini. Ve lo faccio vedere da davanti e da dietro, così siamo tutti contenti. Questo è il tuffo da davanti. Mi raccomando, quando facciamo il tuffo dobbiamo ammortizzare molto bene con le braccia, perché sennò ci spacchiamo la schiena. Il collo non si dovrebbe mai appoggiare, quindi il mento sempre attaccato al petto, mi raccomando. Adesso devo fare la stessa cosa, il tuffo, però si arriva in roll questa volta. In questo caso, se andiamo in roll, ci possiamo permettere di tuffarci in lungo. Se andiamo in capriola, invece, dobbiamo per forza fare la parabola alta alta. Faccio vedere un tuffo andando un po' più in alto. Ok, avete visto che le mani sono arrivate leggermente storte? Perché sono arrivato appunto in roll, non in tuffo. Il vantaggio di arrivare in roll è che noi possiamo farlo in lungo, e più in lungo lo facciamo, più è utile. Quindi faccio vedere un dive roll molto lungo. Quindi adesso vi faccio vedere un dive roll per il lungo, visto da davanti e anche di lato. Ok, questo era dal dritto e ora dal lungo. Gainer. Tra l'altro da un po' che non lo faccio, quindi ci sta. Per approcciare il gainer la prima cosa da fare è saltare in avanti e atterrare di schiena. Quindi per fare gainer è una questione di fare sempre backflip, ma pensare di buttare il bacino molto avanti, così che tira tutto il corpo in avanti. Quindi backflip come vi ho fatto vedere prima, solo che questa volta il bacino andrà in avanti.